Alba sia una persona così com'è. Quando mi chiedono se avessi la bacchetta magica la guariresti, Alba non è malata e non la guarirei, altrimenti non sarebbe più Alba, ma che possa essere così com'è nonostante le sue imperfezioni. Quando diventi genitore sembra di perdere il senso dell'orientamento. Per fortuna però ci sono tanti amici e conoscenti con cui confrontarsi per provare a costruire la propria dimensione di genitori. Io sono Diletta Leotta, mamma di Aria e questo è Mamma Dilettante 2. Oggi sono felicissima perché quando ho pensato a questa seconda stagione di mamma dilettante, volevo veramente tantissimo avere con me Luca Trapanese. Ciao Luca, ciao diletta, grazie, anch'io sono felicissima. Per approfondire, Luca, insieme a te tutti gli aspetti, tutte le sfumature, le sfaccettature della genitorialità, e tu proprio le, la rappresenti appieno. Una sfaccettatura bellissima. Ci racconti la tua storia e quella di Alba? Sì, allora, la mia storia è una storia non tradizionale. Io sono napoletano, adesso ho 46 anni, ma sette anni fa eh, ho fatto una richiesta al tribunale di Napoli per prendere in affido un bambino disabile. Non perché mi sento un eroe, ma perché sono cresciuto nella disabilità e perché sapevo che i bambini disabili non riescono ad essere collocati tra le coppie cosiddette tradizionali per un problema della disabilità, che è un problema nel nostro paese. E io non ho fatto nessuna richiesta al tribunale, mi sono solo posto in una modalità di disponibilità assoluta. Mm -hmm. Dopo sei mesi da questa richiesta dove ho barrato tutte le X, dal bambino eh, con una sindrome a un bambino con una grave disabilità, a un bambino con l'HIV, un bambino di colore, una serie di bambini che purtroppo fanno fatica a trovare una famiglia ancora oggi. Dopo sei mesi sono stato chiamato per una neonata mm -hmm. lasciata in ospedale dalla madre, partorita in ospedale, affidata all'ospedale, che non riusciva ad essere collocata tra le coppie tradizionali che avevano l'idoneità all'adozione, perché ha la sindrome di Down. Alba ha la sindrome di Down. E quindi quasi per follia il tribunale mi ha chiamato, e ho detto subito sì, non per un gesto eroico ma perché ero in vacanza con 20 ragazzi con la sindrome di Down, ah. quindi ero preparatissimo a questa possibilità nella mia vita e da là la nostra storia è incominciata perché Alba è arrivata a casa a 27 giorni, quindi come se l'avessi partorita Appena nata Appena nata, abbiamo fatto un periodo di prova intenso, uh -huh. prima estivo l'ho portata a Procida dove abbiamo una casa molto bella e poi... Eh, io ho chiesto di adottarla con un articolo speciale della nostra legge delle adozioni, uh -huh. che è del 1983, una legge ferma 40 anni fa, ma c'è questo articolo, l'articolo 44, uh -huh. che dà la possibilità a un single di adottare in casi speciali. Uh -huh. E Alba è diventata mia figlia a tutti gli effetti legali dopo un anno di vita. Questi gli effetti legali, invece gli effetti quelli intimi, pratici, quando è che ti sei sentito... Il papà di Alba. Appena l'ho preso in braccio, appena eh, il giudice mi ha dichiarato idoneo per questo affido e sono corso in ospedale, io ero a pantaloncini corti e, e maglietta e, e l'infermiera nel vedendomi eh, me l'ha presa e me l'ha proprio quasi buttata tra le braccia e io mi sono sentito padre di Alba subito. Con tutto quello che puoi immaginare come madre, dall'ansia, la paura, mm -hmm. la gioia, la preoccupazione di avere la responsabilità del futuro e della vita di una creatura, no? Non è uscita con le istruzioni, <ride> quindi chissà <ride> se sono in grado, però da subito io ho sentito forte questo, questo affetto enorme, che è indescrivibile. È solo un genitore quando mi dicono è straordinario, sì. Uh -huh. Ma come al pari di tutti gli altri genitori non c'è nulla di straordinario nella nostra famiglia uh, rispetto a tutte le altre. E tu hai sempre avuto il desiderio di essere un papà, di voler diventare papà? Beh, guarda, chi mi conosce dice che io sono nato padre. <ride> da piccolo mi sono sempre preso cura degli altri. È una vocazione, evidentemente. Quindi io mi sentivo pronto per essere padre. Uh, lo avevo costruito in una relazione, poi questa relazione è finita dopo 12 anni uh -huh. e a un certo punto mi sono detto: Ma posso esserlo anche da solo, non per forza con un compagno e ci ho provato. È come essere un papà single, bello, faticoso. In alcuni momenti devi prendere delle decisioni e non ti puoi confrontare col tuo partner, anche se ci sono tante persone intorno che ti aiutano, i genitori, la tata, i cugini, ma la scelta poi è tua e non la riesci a condividere con nessun altro, no? Quindi c'è quel momento in cui tu scegli il bene e speri che sia quello il bene, quindi è, è, è un, un, un punto di vista diverso, è una famiglia. Non, non è la famiglia migliore, non è quella peggiore, però è una famiglia dove al centro si cerca di portare sempre l'amore. Sai, io adesso dovrò insegnare a Ari alcune parole che magari sono anche un po' difficili da spiegare, che sono mutevoli negli anni, però c'è una parola che vorrei che lei non imparasse mai, che è normale. Che significa normale? È bellissima questa cosa che hai detto, nessuno è normale, noi non siamo, la normalità non esiste. Il problema è proprio questo, che invece vogliamo per forza convincerci che dobbiamo essere perfetti, i primi, i migliori e quindi seguire quell'istinto di normalità che uh, non appartiene all'essere umano. Anzi, se ci pensi, siamo tutti difettati, siamo uh -huh. tutti mh, pieni di mh, disabilità. Uh -uh. E il problema più grande della nostra società è che ci, ehm, eh, non ci spinge a valorizzare i nostri difetti, a capire quali sono le nostre capacità, no? Partire dal, dal problema che abbiamo per renderlo una capacità. Non parlerei di normalità, ma parlerei di convivenza delle diversità, che è la cosa più bella, secondo me. È la cosa più bella. E poi mi dicevi che l'iter burocratico comunque non è stato semplicissimo, appunto c'è cioè una legge ferma all'83, ecco che cosa si può fare in questo senso per facilitare le coppie all'adozione, non solo le coppie, anche i papà single, le mamme single? Allora, la legge è ferma al 1983 perché rispecchiava una società che non esiste più in Italia. Famiglia cosiddetta tradizionale, il divorzio non, si, eh, non se ne parlava pochissimo, l'omosessualità era qualcosa proprio da non toccare. Oggi la società è cambiata, non sta cambiando, è già cambiata. Sì. Già ci sono tanti modelli di famiglie, e tutti sono validi se al centro c'è la voglia di portare eh, l'amore per eh, il proprio, o i propri figli. E io credo che i figli sono felici se i genitori sono felici, non se ne sono due, tre, uno, ma se eh, chi è eh, eh, diciamo, responsabile di quella felicità ne è consapevole. È una legge ormai che non rispecchia la nostra società. Quello che possiamo fare è quello che stai facendo anche tu oggi con me, parlarne, perché eh, bisogna spingere il legislatore ad affrontare una verità e cioè che noi abbiamo bisogno di cambiarla questa legge. E renderla Cam... attuale. E renderla attuale rispetto ai bisogni della società, non di Luca o di Diletta, ma rispetto ai bisogni di una società che ha bisogno, sente l'esigenza di essere anche all'avanguardia. E noi come paese ci eh, vantiamo di essere un paese moderno, però siamo circondati da paesi che ormai quella legge l'hanno eh, cambiata nel 1999. In Francia, per esempio, mm. e noi siamo nel 2023 e ancora ci stiamo ragionando. Però tu hai detto bene, cioè bisogna cambiare, iniziare a cambiare la società proprio nel pratico, quindi attraverso la comunicazione, attraverso anche l'esposizione, cosa che tu stai facendo e credo che sia anche molto coraggioso questo, perché ovviamente l'esposizione poi comporta anche delle critiche, i cosiddetti haters, immagino anche su Instagram. Tu come ti sei posto anche rispetto a Questo aspetto, quello che più normale, ecco una parola terribile. <ride> non la dobbiamo usare non questa parola, la dobbiamo, parola, la dobbiamo cancellare. Allora, nella maniera più spontanea, questa è la parola giusta. Cioè, io a un certo punto mi sono trovato ad essere seguito dalle persone e ho capito che avevo un'arma che poteva essere un'arma positiva, cioè quella di raccontare di paternità, di famiglia di disabilità che mi interessa tanto e quindi i social sono diventati una community uh -huh. um, dove ho la possibilità di incontrare genitori con figli disabili, mamme e papà diversi, ragazzi con disabilità e affrontare dei temi che vengono molto spesso affrontati male perché non siamo abituati, perché uso questa parola in in senso positivo siamo ignoranti, ignoriamo alcune situazioni. Nessuno ci ha educato che cos'è la sindrome di Down, no? Uh -huh. E quelle famiglie che non hanno voluto alba non sono da colpevolizzare, ma bisogna capire. Forse erano inesperte, spaventate, preoccupate, avevano uh, un'inconsapevolezza della sindrome di Down. I social ti possono aiutare, possono aiutare a entrare in un mondo che non ti appartiene, ma che... Può essere parte di una tua conoscenza. E tu adesso sei assessore al Comune di Napoli? Tra l'altro, tu hai detto che proprio il fatto che tu fossi di Napoli ti ha aiutato moltissimo, perché sì. è una città che è molto vicina ai bambini. Beh, Napoli è una città accogliente, sicuramente molto aperta. Eh, io ho trovato nel tribunale una realtà molto aperta di Napoli, ma anche tra i servizi sociali. Uh -huh. Nessuno mai mi ha chiesto: io con chi andavo a letto di chi mi ero innamorato. Si sono focalizzati sulla mia rete eh, familiare, la mia capacità economica, la mia voglia di genitorialità, la consapevolezza di volere un figlio disabile. E questo mi ha spinto poi a, dire, a parlare della mia omosessualità, perché mi sono sempre detto: se io ci riesco, voglio essere vero. E non avere scheletri nell'armadio che qualcuno può usare eh, in maniera terribile. No? E quindi questo mi eh, ha dato molta forza e credo che abbia inciso molto. Napoli come aria atmosfera, no? un'atmosfera dove tutto può succedere nel bene e sì, nel male. <ride> Io ho vissuto Napoli, lo scudetto il Napoli da incinta. Avevo il pancione, giravo per le vie di Napoli, era veramente incredibile. Avevo proprio quella sensazione lì, qui tutto può succedere e l'anno scorso stava succedendo. La fine del mondo per i napoletani era la fine del mondo sì. l'anno scorso, quasi come un miracolo sì. ed è stato molto bello anche l'ho vissuta così. Mi racconti un momento, poesia tra te e Alba, cioè sai, uno di quei momenti che magari un genitore non racconta a tutti, non racconti agli altri. Però che proprio ti prende lo stomaco quando ti escono. Anche. Io a me capita a volte di guardare Aria e piangere senza nessun motivo, solo perché mi fa un sorriso. Ma un momento bello, indimenticabile, è una mattina nel letto, perché Alba ovviamente aveva la sua culla adesso al suo lettino, ma come vedrai <ride> imparano Preferita. a scavalcare subito e entrare nel lettone. Mi abbraccia e mi chiama papà. Questa è stata la cosa più bella e indimenticabile che eh, ricordo di questa relazione che abbiamo intrapreso insieme. Poi io sono anche ironico e mm -hmm. dico chissà se ha detto papà o pappa <ride> perché <ride> lei ama tanto mangiare, però era papà. Era papà. E poi un altro momento indimenticabile per me è stato vederla camminare. Alba ha iniziato a camminare a quasi tre anni uh -huh. e c'era sempre l'ansia di dire: chissà se camminerà, perché non è scontato per un bambino con una disabilità comunque grave, anche se Alba ha una sindrome che le rimarrà per tutta la vita. Vederla camminare all'improvviso senza avvisarmi. E eravamo in un prato in un, nella nostra casa in campagna e lei si è alzata e mi è corsa dietro ridendo. È stata un'emozione indimenticabile. Che bello! Hai detto rete familiare, credo che quella rete di cui parli sia forse la cosa più importante anche per un bambino. Chi è che fa parte, chi è il cardine oltre a te di questa rete familiare? Noi abbiamo una famiglia tradizionale, molto tradizionale: i nonni che hanno amato Alba dal primo giorno. Poi ho una famiglia strana perché io sono stato adottato nove ah. anni fa da una donna che aveva un figlio disabile grave. E che eh, aveva sempre avuto l'ansia di quando lei sarebbe morta, chi sarebbe rimasto questo ragazzo. Uh -huh. Poiché io avevo instaurato un rapporto di grande affettività. Per lui era un fratello, lui figlio unico adottato, uh -huh. entrambi i genitori figli unici. Uh -huh. E io sono stato adottato. La legge italiana a volte ci stupisce come tanti pazzi siamo andati dal giudice tutelare, io, mia madre e mio padre, lei con il figlio, e abbiamo avuto questa adozione da adulta, poi lei non c'è più. Quindi Alba ha avuto una famiglia tradizionalissima con due nonne, i nonni, i zii, ci sono, c'è cioè mio fratello, i cugini e c'è una tata Luisa che dal primo giorno mi aiuta, uh -huh. perché ovviamente io lavoro, la mia vita eh, che mi tiene comunque lontano da casa come tutti i genitori. Ed è una rete molto importante, che non per forza passa per il sangue però. Uh -huh. Cioè le relazioni non sono solo quelle... Del sangue, ma sono anche quelle del cuore, dell'affetto, anche degli amici che diventano fratelli e che mm. quindi diventano zii acquisiti e che tu ti dimentichi che non fanno parte della, del tuo albero genealogico, ma che appartengono ad un altro tipo di, di relazione. E i tuoi genitori ti hanno sempre supportato in tutte le tue scelte? Io ho avuto la fortuna di avere due genitori aperti sia da quando io ho parlato della mia omosessualità a 14 anni e mi hanno sempre detto l'importante è che tu sia felice e che dica sempre la verità che bello questo sì. non è scontato no, non a è Napoli, negli no. anni esatto, è una fortuna enorme e poi mi hanno sempre supportato nelle mie follie io ho viaggiato l'India e l'Africa per anni qual è la follia più grande che hai fatto? Uh, la follia più grande è uh, arrivare a Calcutta Fare un viaggio in jeep con le suore madre Teresa e eh, vivere per eh, tre settimane in un villaggio dove non c'era né nell l'acqua né la luce, in capanne fatte di sterco di vacca e paglia e curare le brusi. <ride> io mi ricordo che andavo una volta la settimana in bicicletta nel centro più abitato a telefonare mia madre con un gettone. Durava un minuto la telefonata e tua ma ti niente. supportava anche io mia madre piangeva a volte eh. mi dice torna, <ride> <ride> eh, però è sta, sono state le esperienze bellissime. È l'esperienza più bella che hai fatto con Alba? L'esperienza più bella che ho fatto con Alba. Uh, in camper un viaggio in camper dove abbiamo visto e abbiamo conosciuto tanti amici. Mm. Questo mh, per lei ha significato molto perché soprattutto dopo il Covid, l'abbiamo fatto, dove ha chiuso il Covid, iniziare a intraprendere delle relazioni, che per Alba non è una cosa impossibile, ma è una cosa faticosa, eh, ha bisogno dei suoi tempi, è un diesel, mm -hmm. e, però poi quando parte... Carbura. Eh, carbura, sì. <ride> Adesso è arrivato il momento delle parole peso cioè sono quelle parole che un giorno dovrai insomma spiegare anche ad Alba sono lì in quella ball con eh, quella blu politica, pensa, qualcuno direbbe che è organizzata questa cosa invece no, <ride> invece no. <ride> e beh guarda tutti siamo dei politici in quello che facciamo Ognuno di noi può essere l'espressione per l'altro, testimonianza con la propria vita. E forse molto di più le persone riescono a fare politica, cioè il bene per gli altri, pur non essendo impegnati in politica, che a volte invece dice tante bugie rispetto alla verità di quello che serve alla nostra società. C'è chi dice che ogni azione è politica. Tutto è politica, pur non volendolo, no? Uh, ma. Con la nostra espressione, io non pensavo di fare politica uh, e, e non la voglio fare, non mi sento un politico, mi sento una persona impegnata per il bene comune, uh, però sono testimonianza e ti assicuro che la mia. Uh, Espressione di vita mi condurrebbe di più a essere nella mia casa in campagna, isolato, a godermi alba, ma non fare del bene a me stesso e ad Alba e a tutte le persone come me e come lei. Se ritenessi che la mia fortuna è mia e basta, invece nel raccontarla puoi dare la possibilità agli altri di vedere che c'è una possibilità, Vai. e questa è politica. E invece, Luca, appunto proprio perché tu. Non vuoi fare il politico, però lo sei. È facile riuscire a dividersi tra politico e papà di alba, cioè essere genitore oggi è un lavoro. È un lavoro pesantissimo, faticoso, è bello. Eh, non è facile perché l'impegno che io oggi ho come assessore al welfare di Napoli, che è una città meravigliosa ma piena di problemi, ti eh, induce ad essere sempre eh, presente. Io cerco di non far mancare nulla ad Alba, faccio esalti mortali di essere presente nelle sue cose e di non trascurare i miei impegni. Però io ti dico che non mi vedo come politico: cioè non so questa strada dove mi porterà, non la sto programmando. Di solito mi lascio sempre affidare agli eventi. Mi sento solo responsabile di questo ruolo per il bene della mia città e soprattutto per cercare di. Portare poi una visione di welfare legato anche a tutti i temi di fragilità che noi oggi vediamo nei giovani, nelle persone disabili, negli anziani che vengono affrontati poco e male. Però hai programmato. Cioè, tu hai voluto alba con te in qualche modo. C'è anche un film che è già uscito al cinema che è nata per te. Il titolo è bellissimo. Sì, è lei il titolo... è nata per te. <ride> Guarda, questo è il titolo di un, di un libro che io ho scritto che parla di genitorialità con un altro papà completamente diverso, ateo ah, a favore dell'aborto, etero. Quindi eh, io, il mio primo titolo era Sono nato per te, perché uh -huh. io pensavo eh, nello scrivere che ero nato per Alba, invece ognuno è nato, nata per te, se ci pensi, no, anche tu per tua figlia e lei viceversa. Uh -huh. Ed è diventato un film. Potrebbe essere la storia di qualunque papà e di qualunque bambina, uh -huh. mm, non solo quella di Albe e di Luca. E io spero che questo film susciti un dibattito sociale uh -huh. su dei temi importanti. Adesso è arrivato il momento invece delle domande scomode. Che è il mio momento preferito, invece, quello meno preferito dai miei ospiti e amici. Vai, parti con la prima domanda. Allora, scusate, io non ci da, vedo. No, mi leggo io, vai. <ride> Io non ci vedo, non ho gli occhiali, scusa. <ride> allora, scopri di un atto di corruzione di un tuo collega del tuo partito, come reagisci? Lo denuncio subito. Bravo. Certo, la lealtà è la prima cosa, verso se stessi e verso gli altri. E non potrei più farne parte di quel partito qualora scoprissi che ci sono degli atti illeciti. Dai, ragazzi. <ride> Mi spaventa. Alba trova delle manette nel tuo comodino, come reagisci? Niente, le dico che sono, è un giocattolo di papà. <ride> eh, eh, ma dobbiamo eh, dirci le verità, no? Se mm. ci sono vuol dire che ci piacciono. Mm. Quindi tu sei per dire la verità. Alba cioè... sa tutto: sa che è stata adottata, sa che ha la sindrome di Down, sa che suo papà si innamorerà di un altro papà e non di un'altra mamma. Questo la rende più forte assolutamente è più vera libera e lei te lo chiede lei mi quando incontriamo un ragazzo con la sindrome di down per strada lei me lo dice è come me e quindi mm -hmm. io le dico di sì di solito ci avviciniamo sì lei me lo chiede oppure mi adesso che vediamo abbiamo visto il 3 del film il, il film lei mi dice questa sono io quando tu sei venuto in ospedale a prendermi ero piccola adesso sono grande assolutamente sì che bello avere un rapporto così di sincerità, così onesto, raccontarsi tutto. Questo ci rende più forti. Noi sbagliamo nel pensare che i nostri figli non siano in grado di uh, um, avere una visione della verità della nostra vita uh -huh. e molto spesso li proteggiamo e li rendiamo poi fragili. Sesso in comune sì o no? Ah, questa è una domanda scottante. Molto, molto No, scott... io non dico mai di no. Mm. Eh, ma uh, <ride> sono un papà tradizionale. Ma certe cose si possono anche provare nella vita. Ti è, ti è capitato? No, purtroppo. Perché potrebbe essere <ride> un'esperienza nuova. Certo, no, ma sai cos'è? È che eh. a volte la gente pensa è una brava persona, fa volontariato, sta con i disabili, E che allora ha questa aurea del santo. Nessuno è santo, noi siamo esseri umani ed è, ed è così bello dirsi che certe cose possono capitare o potrebbero capitare. E io adesso non ti voglio dire di no, Bravo. perché se mi capita, uh, perché devo dire di no? No, ma mi piace anche tanto il concetto che hai detto prima. Io non sono un supereroe. Io non sono. Non sono una sola cosa, ma sono tante cose. Vai, prossima domanda. Siete cattivi comunque. Eh? <ride> cosa speri che tua figlia non scopra mai di te? La sofferenza. Sì. Mm. Perché hai sofferto? Eh, io ho sofferto molto, ho sofferto nel film, si vede, eh, avevo 15 anni, ho perso forse una, per una delle prime persone che ho amato di più nella mia vita, che aveva la mia età e che si è ammalato con un tumore. Era nel 92, quindi non si parlava di tumore, non si diceva alle persone, non si diceva a chi lo aveva e per me è stato molto difficile, l'ho accompagnato fino alla fine tenendogli la mano mentre recitavamo il Padre Nostro e eh, lui moriva. E questa è stata una sofferenza enorme che mi ha cambiato la vita ed è stata la cosa più importante nella mia vita perché mi ha dato una strada diversa. Sono cresciuto a 15 anni, 15 anni di allora, io adesso ho 46 anni, quindi 30 anni fa non c'erano i social, non c'era internet, eravamo più bambini e questo mi ha aiutato, mi ha aiutato. è stata l'esperienza più brutta ma anche la più bella. Penso che tu di esperienze ne hai fatte tante. Quella che raccontavi prima è incredibile. Forse io non potrei mai fare quello che hai fatto tu in tutta una vita intera. Nessuno può dire mai, mai. Mm. No, quello è vero, però. Eh, e quindi sembri uno che poi in realtà ha poche paure, ma oggi ce le hai qualche, qualche paura perché. Hai voglia. Diventando genitore forse ti esponi un po'. Tantissimo, Alba mi ha rovinato da questo punto <ride> di vista, no? Ho paura sempre per lei che non sia accolta, che sia vista solo come una bambina handicappata e non uso a, 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 a caso questa parola che ci fa paura ma che tutti usano. Oppure che lei non abbia la possibilità di essere se stessa, quindi una donna, con un lavoro, con un fidanzato o esprimere la sua sessualità. La sua indipendenza, questo non dipende solo da me, perché io ad Alba le potrò dare il meglio, ma se non sarà vista dagli altri come persona è un lavoro inutile, completamente inutile. Ed è questo quello che mi fa paura. Tua figlia ti coglie in atteggiamenti intimi con il partner, come reagisci? Faccio finta di niente, penso che questo sia capitato a tutti i genitori. Sì, è eh, capitato mm. anche a me, mi sa. Ma certo, perché quando sei a casa tua con la persona che ami e c'è tua figlia che magari dorme, tu sei a casa tua e devi esprimerti nella tua modi, intimità, certo. ovviamente. No, poi vedrai che hai dei tempi ristretti per certe cose perché eh, cambia la vita, mm -hmm. è cambiata. Eh, quindi c'è una nuova persona che vive nella tua casa, no? Però io credo di far finta di nulla. Poi noi abbiamo un problema con la sessualità. L'abbiamo sempre vista come qualcosa di sporco, qualcosa da nascondere, qualcosa che, eh, di cui non possiamo parlare. Fa parte della nostra vita, è, la, è una cosa bella. Quindi... glielo spieghi. Andiamo avanti, sì, ci vogliamo bene, no? Certo. È un momento di amore. Vai, ultima. Se ti chiamano mammo come reagisci? Male, molto male perché non esiste il mamma, eh, esiste un genitore, io sono padre, ma forse non esiste manco più mamma e papà, esiste la genitorialità, cioè io esprimo eh, quello di cui ha bisogno un bambino, in questo caso mia figlia. Un giornalista importante in una prima intervista mi disse, eh, tu sei bravo perché sei gay? E io dissi no, guarda, io sono bravo perché ho una vocazione alla genitorialità mm -hmm. e non perché sono gay, non c'entra niente il mio essere gay, perché parlavo del fatto che mh, uscivo con alba già ai primi mesi con lo zaino pieno di pappe, i cambi e passavo la giornata al, al museo, poi nel parco e le mie amiche dicevano sei bravissimo, mm -hmm. ma non perché c'è un lato di me che è femminile, perché c'è una preparazione o... Oh, una predisposizione a prendersi cura. Sei predisposto a questo? Sì, a credo di cura. sì. Potrei anche avere un altro figlio, ma non è il momento adatto e, e, e non c'è la legge giusta per averne un altro. Però ti piacerebbe. Moltissimo. A dare un fratello, una sorella? Assolutamente ad Alba. sì, penso che sia la cosa più bella. Io sono cresciuto con un fratello più quello adottivo ed è stato bellissimo. Ma tu dici genitori giusti, che significa genitori giusti? Tutti lo possiamo essere, non c'è il genitore perfetto. Il genitore giusto è quello che sente una vocazione e quindi siamo giusti se mettiamo al centro il bene per i nostri figli. Se siamo in una coppia, un papà e una mamma, due mamme, due papà, un solo papà, oppure anche quando capita che una famiglia si moltiplica no? perché si separano e arrivano altri genitori. Mm -hmm. È questo. Chi può dire qual è la famiglia perfetta e qual è la famiglia da tutelare e quella invece da non considerare proprio? Ti sei mai sentito oh, imperfetto, sbagliato, di aver fatto delle cose che magari ecco, non rifaresti nel tuo essere genitore Assolutamente sì, certo. Quando sgrido Alba perché anche io i momenti di stanchezza e di eh, la voglia di prevalere sul, su alcune cose mi chiedo se faccio bene o faccio male. Assolutamente sì. E cosa ti auguri Luca per il tuo futuro e per il futuro di Alba? Di avere una vita serena, di essere felici, magari di trovare un compagno che si voglia prendere una responsabilità in più. E per Alba? Che Alba sia una persona così com'è. Quando mi chiedono se avessi la bacchetta magica la guariresti, Alba non è malata e non la guarirei, altrimenti non sarebbe più Alba, ma che possa essere così com'è nonostante le sue imperfezioni. Grazie mille Luca. Grazie a te. Grazie.